Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Come al solito ho l'allergia che mi accompagna, quindi sentirete una voce un po' più ovattata, ma nulla di che per fortuna. E niente, volevo parlare un pochino, come ho accennato nello shorts ieri, della cessione di Zanga, dell'Inter, sostanzialmente dell'Inter, che passa dalla proprietà di Zhang, della cinese, e invece finisce in un fondo Oaktree, che ha rilevato le quote, non avendo Zhang i soldi per poter pagare il prestito che proprio Oaktree gli aveva fatto 3 anni fa. E poi, dopo questi 3 anni, non è riuscito a saldare questo debito che aveva con questo fondo. E alla fine l'Inter è stata la pedina di scambio, tra parentesi. Non ti devo più i soldi, ma acquistiamo le quote. Abbiamo le quote adesso di Zhang, sostanzialmente. Quindi l'Inter è ufficialmente di proprietà americana per la prima volta nella storia. Ricordiamo che la prima proprietà straniera è stata proprio questa di, no, è stata quella di, scusate, di Tohir, indonesiana, poi cinese e adesso americana. E non si sa questo fondo se si vuole tenere l'Inter, per quanto se lo vuole tenere, se vuole cederlo da subito al miglior offerente. Questo piano d'azione non si sa. Io credo che almeno per questa sessione di mercato rimarrà questo fondo, non so come però si muoveranno con i soldi e non credo che cercherà subito un nuovo acquirente, anche perché vuole prima stimare, secondo me, quanto vale l'Inter, in proporzione a quanto può portare, ci sono un po' di calcoli da fare, secondo me, finanziariamente ovviamente io non me ne intendo e quindi non so precisamente, però so che c'è tanto lavoro, c'è tutto un mondo dietro della finanza. E comunque ci sono tantissime cose a cui pensare, e soprattutto perché si parla di soldi, che è ciò che muove il mondo, quindi sono tanti soldi, quindi bisogna fare delle mosse giuste, sostanzialmente. Quindi anche se un fondo da 294 miliardi, mi pare, dal 31 marzo, comunque sicuramente tutti quei soldi non verranno utilizzati per l'Inter e toccherà vedere come quanti verranno utilizzati, come verranno utilizzati e così via. Però io finché c'è Marotta sto abbastanza tranquillo. Parlato di Oaktree, comunque, che ho detto un pochino, secondo me quello che ci aspetterà nelle prossime settimane più che nei prossimi mesi, poi secondo me dopo questa sessione di mercato forse inizierà un pochino a muoversi anche per cedere, perché questi fondi solitamente provano a strizzare il più possibile per cercare di guadagnare. E poi dopo cercano di venderti al miglior offerente, però senza svalutare troppo l'Inter, perché ovviamente non è che possono vendere Lautaro, Barella per fare i milioni, perché poi svaluti la rosa tantissimo. Quindi comunque bisogna stare accorti da questo punto di vista. Però l'unica cosa interessante è che al momento le due squadre milanesi, che al momento sono professionisti, perché sono le uniche due squadre di Milano professioniste, sono entrambe di un fondo americano, diverso fondo americano, ma sono entrambe di un fondo. E quindi questo è un pochino ciò che è Oaktree e quello che secondo me ci aspetterà. Poi parleremo pure di mercato e così via. E io al momento il mio pensiero riguardo questo è che spero facciano il meglio possibile, perché essere gestiti da un fondo non è mai capitato nella storia dell'Inter. Quello che ha fatto il Milan non mi fa impazzire, spero che siano leggermente diversi di veduta, perché sono molto distaccati dalla realtà Milan. Hanno investito, sì, perché comunque questa campagna il Milan ha investito dei soldi, però bisogna stare attenti. L'Inter ha un pensiero diverso, almeno guarda più al presente più che al futuro, mentre invece è una società, il Milan, che ha improntato più sui giovani, più sul futuro, mentre l'Inter è una proprietà, almeno fino a questo momento, di cercare di mantenere una solidità del presente più che pensare al futuro. E questa è una differenza. Quindi tocca vedere il fondo se rispetterà questa strategia che hanno avuto Marotta e Ausilio, o se deciderà di improntarsi in modi diversi. Quindi anche questo è importante. Riguardo Zhang, che dire, ieri l'ho ringraziato nello shorts, perché la prima cosa che viene in mente è che è uno dei presidenti più vincenti della storia dell'Inter, perché porta 7 trofei, li porta nell'arco di 8 anni. Moratti, per vincere uno scudetto, sappiamo delle volte cosa c'era dietro, però ci ha messo 17 anni. No, che sto dicendo? Ci ha messo
8-9 anni, credo, sì, perché è arrivato nel 95, pare, 95-96, quindi ci ha messo 10 anni all'incirca. Quindi in 10 anni ha portato qualche Coppa Italia, qualche Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA, mentre invece Zhang in questo periodo, praticamente anche un pochino di meno, ha portato 7 trofei, di cui 2 scudetti. Quindi sicuramente il suo l'ha fatto, anche con campagne che, non parlando degli ultimi anni, quando è arrivato ha speso soldi per João Mario 45 milioni, Gabigol 30, Candreva 20, tantissimi altri, Dalbert, tantissimi acquisti ci sono stati comunque in quella sessione di mercato. In quella dopo invece l'Inter ha deciso di spendere più per giocatori precisi come Skriniar, quindi un centrale, per Borja Valero e Vesino, mi ricordo, poi spese per Rafinha, però un prestito con riscatto di 40 milioni, poi mai riscattato. Quindi decise di non spendere troppo, anche perché con quella campagna ci avevi speso tanto e guadagnavo poco perché eri arrivato settimo. Mentre invece l'anno dopo arriviamo in Champions League e da lì si inizia a risistemare un po' di conti, inizia la vera crescita dell'Inter, perché da lì compri Nainggolan, compri Versalico, compri comunque gente internazionale, compri Lautaro Martinez, compri Politano, inizi a spendere anche per prepararti alla Champions League. E poi nel 2020, secondo me c'è il vero distacco, poi è scoppiato il Covid e ci arriviamo, c'è il vero distacco perché nel 2020 arriva Conte, quindi punti su un allenatore, ricordiamo era stato cambiato, prima ci stava Spalletti. Punti su un allenatore che vuole tanto di ingaggio e vuole tanto che spendi perché ti compra Lukaku, perché ti porta Barella, ti porta Sensi, ti porta tanti giocatori, comunque giocatori di livello molto alto. E quindi spende. Poi l'anno dopo arriva Hakimi. Col Covid sappiamo, c'è stato sicuramente un calo incredibile, che l'Inter, ricordiamo, doveva comprare addirittura Wijnaldum, doveva comprare tantissimi altri giocatori che non sono venuti proprio perché è scoppiato il Covid. Quindi è stato proprio un fattore che ha influito su Inter e Juve, soprattutto di squadre italiane, a non poter finanziare l'Inter, almeno la proprietà cinese. E anche il fatto dei paletti del proprio paese, del proprio governo, perché ricordiamo che in Cina per fare investimenti esteri devono prima chiedere determinati permessi e questi permessi devono passare dal governo per essere diciamo accettati. E quindi aveva delle limitazioni anche in questo Zhang, oltre a non aver investito troppissimo da quel momento poi, perché dal 2021 cambia proprio la strategia. L'Inter acquista tantissimi parametri zero e fa una squadra basata anche su quelli. Perché tuttora nell'11 titolare abbiamo Darmian, abbiamo Acerbi che sono presi a zero, Bastoni no, Pavar no, però comunque hai a centrocampo Mkhitaryan preso a zero, hai Di Marco riscattato, vabbè 8 milioni non è preso a parametro zero, però comunque è riscattato, Darmian l'abbiamo già detto. Thuram preso a zero, quindi è una squadra improntata su questi, almeno in quest'11 titolare. Poi anche le riserve ci sono tantissimi parametri zero. Quindi Zhang adotta questo anche perché è costretto e Marotta e Ausilio qui sono dei fenomeni. Quindi da quel momento in poi, pensiero su Zhang, almeno nella tifoseria dell'Inter, è di cambiare, di voler cambiare per poter investire, perché se l'Inter vuole crescere a livello europeo, in Italia si è confermata da 4 anni a questa parte la squadra con il rendimento più equo, perché alla fine è sempre arrivata dal 2020 in poi tra le prime tre, praticamente, quindi in campionato, poi finale Champions League, finale Europa League e così via. Quindi ha sempre avuto una costante e si è confermata la squadra, sì, con rendimento più giusto, più dritto, non so come definirlo, con rendimento migliore probabilmente. E quindi da questo momento in poi sostanzialmente Zhang deve cedere perché per poter crescere in Europa serve questo, servono i soldi sostanzialmente perché puoi fare una squadra di parametri zero, ma l'abbiamo visto anche noi, avere come riserva Arnautovic e Sanchez in attacco, avere come riserva di,
non lo so, di bastoni Bissek, come riserva di Sommer Audero, anche lì, ci sono delle cose che comunque possono essere migliorate. Avere Dumfries e Darmian e non avere un esterno di livello alto, quindi ci sono delle cose da sistemare nella rosa dell'Inter. E per fare questo servono soldi, perché non puoi continuare a acquistare a zero. E quindi io sono d'accordo col cambio, però preferivo che avvenisse, che vendesse, non in questo modo qui, in modo da avere una proprietà che comunque può investire, perché secondo me da un certo punto in poi Zanga non poteva più reggere questi ritmi. Non so per quanto sarebbe andata avanti questa storia, perché stava facendo quel prestito Pinco, quindi per altri 3 anni poteva tenersi l'Inter, se riusciva a fare questo prestito, e poi non si è avverato. Quindi Zanga per i successivi 3 anni, oltre a questo, doveva continuare con questa strategia. Non so come sarebbe andata, quali scelte sarebbero state prese, non lo sapremo mai. Però sicuramente il discorso è che il fondo che ha Oaktree ha delle potenzialità economiche. Tocca vedere se le vogliono usare per l'Inter. Questo era il grande interrogativo. Per il resto io sono d'accordo col cambio. Mi dispiace per come è andata con Zhang. Avevo già fatto un video, mi pare un paio d'anni fa, che ero già d'accordo col cambiare. Già dai tempi in cui vendemmo Luca col Chelsea, se ci fosse stato un investitore serio, ovviamente, un investitore voleva il bene dell'Inter e quindi investire tanto. Però avevamo Zang che comunque ci ha portato i trofei, quindi di sicuro non è che gli dico era ora, maledetto, infame, tutto così. Questo non serve. Non serve anche perché, ripeto, ci ha portato i trofei dopo 10 anni che non vincevamo, quindi tocca solo dirgli grazie. Per questo, però sono fiducioso sul futuro, cioè nel senso possiamo provare a puntare più in alto, perché se prima per me la Champions League era un qualcosa di incredibile, già l'anno scorso io a battere il City non ci credevo minimamente e alla fine ce la siamo giocata fino all'ultimo, con una proprietà che riesce a metterti i tasselli giusti, ma non di spendere 100 milioni al giocatore, però di mettere i tasselli giusti, di avere i soldi per poter dire non stare ad aspettare Sommer 2 mesi prima che arrivi, di non trovarsi col cerino in mano se Morata e Scamacca ti dicono di no, di avere già pronto il sostituto a 20 milioni. Ok, questo intendo. Queste sono le differenze che ti fanno nel mercato. E non stare lì a aspettare, aspettare Bremer, aspettare Dybala, aspettare tutti questi giocatori che poi sfuggono. Voglio una proprietà che in quel momento dici: ok, ti servono questi soldi, in qualche modo poi li dobbiamo recuperare, però. Ok, però al momento dammeli che prendo il giocatore. Questo voglio da una proprietà. E Zhang questo non lo poteva garantire. E niente, quindi un ringraziamento a Zhang sicuramente, fiducia al futuro dell'Inter assoluta, spero che questi di Oaktree siano almeno una proprietà seria e speriamo, 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 perché poi l'anno prossimo abbiamo anche il mondiale per club da giocare. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.